Pure io, nella mia vita, ho conosciuto delle persone. Non so se le ho conosciute o mi piace immaginarle. Ho conosciuto delle persone che riescono a vivere con estrema naturalezza. Per loro la vita è una cosa semplice. Sì, è così che dovrebbe essere. Ma non è. Purtroppo attraversavo un periodo in cui mi uscivano fuori, senza che io lo volessi, tutti i dubbi della mia esistenza. Ricordo quei giorni come un incubo a porte chiuse. Non so più da quanto tempo vivevo in quella casa, come se non esistessero più né il giorno né la notte. Possibile che fosse lui la causa di tutto? Certo, la sua presenza non era casuale. Sì, lo incolpavo, glielo dicevo, ma lui non se la prendeva affatto. Non è certo con le parole che si migliorano le cose. E poi gli urlavo, gli tiravo degli oggetti. Lui si scansava appena, io lo rincorrevo, forse lui, forse la sua ombra. Niente, non aveva più alcun ritegno. Giocava con le mie cose, aveva capito tutto. La chitarra, la macchina da scrivere, il videotape. Lo usava. Si faceva i primi piani, credo. Perché poi l'ho visto sullo schermo. Non le ho mica fatte io quelle riprese brutte e sfocate. Non ne posso più, basta. Lo devo eliminare. La colla, l'arma micidiale. Me ne frego del decoro, della lealtà. Lo devo distruggere. Prendo il barattolo e il pennello. Con un grosso cacciavite tento di scalzare il tappo. Ecco, ce l'ho fatta. Ho il pennello nella mano destra e nella sinistra. Niente, nella sinistra mi si è attaccato il tappo. Maledizione. Queste operazioni sono più difficili di come te le raccontano. O gli altri sono più bravi. Non importa. Tento di liberarmi del tappo scrollando la mano. Cerco di aiutarmi con l'altra mano. Ecco, ora il tappo mi si è incollato nella mano destra. Ci vorrebbe una terza mano. Mi avvicino con la bocca. No, per carità. Che impresa. Mi avevano detto che la poteva usare anche un bambino, ma perché non me lo mandano il bambino che ce lo incollo e lo lascio lì? In qualche modo riesco a dare un po' di pennellate. La sostanza è appiccicosissima, impiastricciante, schifosa. La stendo dove so che lui passerà. Per mia difesa uso delle assi di legno, delle specie di passerelle per muovermi a mio agio sul pavimento ormai impraticabile. La casa, se si può ancora chiamare così, sembra l'interno di un manicomio abbandonato. Pezzi di formaggio sparsi, altri avanzi, tavole, cacche di topo, di gatto, barattoli, tappi, cacciaviti. Ecco così, perfetto. Ho finito. Un troiaio. Voglio proprio vedere se lui... Ma come? È già qui? Evidentemente il maledetto lo sa. Ha capito che passando dove passo io, tranquillo. Carogna infame. Ora ti insegno a vivere. Devo imbrattare tutto, sì. Collante da tutte le parti. Dopo un po' il pennello non scivola, anzi si attacca al pavimento. Lo tiro con forza a destra, a sinistra. Alla fine si stacca violentemente. Faccio un balzo all'indietro, sto per cadere. Istintivamente mi proteggo con la mano. Ciac! Incollato. Non lui. Io. Maledizione.